tutto super congelato. Guardate, c'è anche il ghiaccio per strada. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come state? Per noi è sabato, se non sbaglio, sabato 20 gennaio, però non vorrei dire una cavolata, non mi ricordo. Sono le 8 e 20 del mattino e stiamo aspettando il pittore perché oggi finalmente portiamo quasi a termine i lavori, perché appunto tinteggiamo tutto il corridoio. Quindi poi vi faccio vedere come verrà, vediamo oggi insomma cosa si riesce a fare. Volevo intanto ringraziarvi per tutti i complimenti che mi avete fatto sul pavimento, vi è piaciuto tantissimo e veramente mi fa molto molto piacere. Siete state veramente super super carine sotto i commenti, anche su Instagram mi avete fatto un sacco di complimenti, quindi grazie grazie ad ognuna di voi veramente. Noi siamo felicissimi, super contenti, siamo un po' stanchini, infatti oggi sarebbe proprio stata una giornata da riposarci, però è meglio insomma, ecco, che finiamo questi lavoretti così poi veramente la casa è a posto. Mancano le porte che metteremo tra qualche settimana, dobbiamo ancora ordinarle, però comunque mancano quelle e direi che il grosso è stato fatto. Manca solo lo zoccolino della cucina, la parte quella più corta, e ancora devo chiamare il negozio dove ho comprato la cucina e poi me lo deve venire a tagliare. Non so perché, ma non ci entra più da quando che abbiamo messo questo nuovo pavimento. Mi avete chiesto, perché ora mi sta venendo in mente, se le porte le abbiamo tagliate, no, le porte noi le abbiamo smontate e ora rimetteremo direttamente quelle nuove. Abbiamo dovuto tagliare solo la porta del bagno perché comunque non possiamo stare nel mentre che prendiamo le nuove porte senza porta del bagno, ovviamente. Con quella della camera ci si arrangia, anche se io devo dire che la notte sono abituata a socchiudere un po' la porta. Quindi in queste notti che non c'è la porta mi sento un po' strana perché comunque per me è un'abitudine, però vabbè, ci si arrangia, mentre quella del bagno abbiamo dovuto tagliarla perché proprio è impossibile non averla. Ora stiamo aspettando che arrivi il ragazzo e poi iniziamo. Ragazze, stiamo verniciando le cornici, queste qua le volevo fare nere per spezzare un pochino, visto che in casa ormai è veramente tutto tutto chiaro, avendo messo il nuovo pavimento, e quindi ho pensato di fare queste nuove cornici nere. Speriamo di non fare dei casini, perché è la prima volta che faccio questa cosa. Magari ci facciamo la seconda passata. Ora stiamo pitturando le maniglie che andranno nella scarpiera. Direi che qui i lavori procedono, stanno venendo molto molto bene. Deve fare ancora un'altra passata, però diciamo che il grosso è fatto. E noi, come avete visto, abbiamo pitturato le cornici e devo dire che sono venute molto molto bene. Sono molto soddisfatta anche perché ci siamo risparmiati comunque dei soldi. Poi vabbè, se un giorno voglio rimettere le cornici bianche, le andrò a ricomprare, però per il momento lascio tutto così, anche perché mi piace appunto che ci sia del legno, del nero, il bianco, poi mi piace anche, vedete, questo grigio molto chiaro, e quindi volevo fare appunto queste cornici nere per rendere tutto un po' più omogeneo, perché secondo me le cornici bianche andavano un po' a perdersi nella parete.
Christian ha anche pitturato queste viti qua, vedete? E quelle lì, che praticamente vanno messe qui, così abbiamo reso tutto nero. Eccomi qua, oggi per me è lunedì, quindi ora vi vado a spiegare tutto ciò che è successo sabato perché poi non sono più riuscita a filmare nulla. Allora, tra una cosa e l'altra si sono fatte le 7 di sera sabato perché dopo aver terminato di pitturare il corridoio con il signore appunto che è venuto a pitturare, siamo andati a ordinare le porte. È venuto con noi, infatti è stato super carino perché almeno abbiamo ordinato le porte delle misure effettive perché ci sono stati un po' di problemi con la misurazione delle porte e noi non ce ne intendiamo molto, quindi lui è venuto con noi, almeno ecco, siamo sicuri di aver ordinato la misura giusta. Tra una cosa e l'altra, appunto, si sono fatte le 7 di sera. Io ero stanchissima, infatti qui ho giusto aspirato e ho terminato poi di pulire domenica perché veramente, cioè, è stata una giornata molto molto lunga. Sì che ha pitturato lui, però comunque c'è sempre una persona in casa, quindi non è che potevo mettermi lì sul divano a dormire. Poi noi sabato mattina ci siamo messi a verniciare le cornici e quindi abbiamo passato un sacco di ore fuori, faceva freddissimo e infatti poi domenica, una volta che avevo pulito il pavimento, avevo spolverato giusto il grosso, ci siamo praticamente riposati tutto tutto il giorno. Ne avevamo veramente bisogno. Infatti ieri, cioè, non siamo usciti per niente di casa. Poi faceva un freddo pazzesco. Anche oggi devo dire che fa abbastanza freddo, eh? Però sabato e domenica non si stava. Infatti abbiamo fatto fatica anche a rimanere con le finestre aperte in casa per aiutare comunque la parete ad asciugare e infatti aprivamo, chiudevamo perché appunto ci stavamo congelando. Comunque adesso vi faccio vedere tutti i lavoretti che abbiamo fatto sabato e così almeno vi mostro anche il corridoio finito e siamo molto soddisfatti di come sono venuti tutti i lavori. La prima cosa che vi faccio vedere sono queste cornici che avete già intravisto, erano bianche e abbiamo deciso di farle nere perché almeno spezzano un po' dal contesto molto molto chiaro che si è creato andando a mettere questo nuovo pavimento. E secondo me rispecchiano molto lo stile nordico perché appunto le caratteristiche dello stile nordico sono questi dettagli neri, dettagli in legno, dettagli bianchi e poi appunto ci sono anche trovate nello stile nordico anche i colori pastello che a noi piacciono tantissimo e mi piacciono tutti insieme, cioè quindi mi piace il rosa, mi piace il verde, mi piace l'azzurro, infatti noi in casa abbiamo questi elementi di vari colori, non mi interessa avere appunto un colore unico. Perché appunto amo questo abbinamento di colori pastello. Infatti questa candela è la mia preferita proprio per questo motivo, perché è bicolore e ci sta benissimo secondo me in casa. Ecco, si è proprio ricreato l'ambiente che piace a noi, quindi questi dettagli, vedete, neri come questi faretti. E mi piace veramente tanto e queste cornici appunto sono andate a definire il tutto secondo noi perché quelle bianche erano bellissime però si perdevano molto nella parete bianca e quindi questo è il primo cambiamento che vi mostro. Abbiamo fatto anche abbastanza presto a verniciarle perché comunque era una bella giornata e con tre passate sono venute veramente molto molto bene, devo dire. Pensavo fosse più difficile, invece veramente è stato molto molto semplice. Ora vi faccio vedere anche il corridoio che abbiamo appunto pitturato. Abbiamo tolto la parete tortora. Non so se vi ricordate, se trovo qualche foto magari ve la metto qua, ma era tutta tortora questa parete che secondo me era troppo pesante perché comunque questa è una casa molto piccola. E andava un po' a chiudersi
chiudere l'ambiente, a scurirlo ulteriormente. Invece con il bianco adesso vedete è tutto più luminoso. Qui abbiamo rimesso la mensola, al momento sopra non c'è nulla, ma sinceramente per il momento lascio così. Non ci metteremo nessuno specchio perché noi lo specchio lo abbiamo già lì. A proposito di questo appendi abiti, questi appendini li abbiamo fatti neri, le viti le abbiamo pitturate perché non trovavamo delle viti nere e quindi Christian ha avuto questa idea appunto di verniciarle, così almeno si abbinavano agli appendini e non si vedeva lo stacco, e mi piacciono tantissimo, quindi vanno a riprendere un po' tutto lo stile della casa. E abbiamo pitturato, poi verniciato anche queste maniglie qua perché non le avevamo trovate nere della misura che serviva a noi. Mi avete consigliato di andare da Ikea, ma vi dico la verità, non abbiamo avuto proprio tempo, quindi ci siamo arrangiati così, però devo dire che sono venute molto molto bene. Un'altra novità che vi mostro è questo puff, preso da Casa Shop, ed è fatto così, è bianco con questo tessuto tipo peluscioso, molto molto comodo. E questo qui l'abbiamo pensato appunto per quando ci togliamo le scarpe, ce le mettiamo, e così almeno abbiamo un puff carino all'ingresso, e lo voglio lasciare proprio lì in quell'angolino perché qua non ci stiamo, cioè vedete c'è la mensola, quindi non ci stiamo, e allora ho voluto metterlo lì. Ora poi metteremo anche le porte, così almeno sarà tutto definito. Nella cameretta non abbiamo fatto nulla, anzi devo sistemare, è l'unica stanza ancora in disordine. E in camera da letto vi faccio vedere che abbiamo pitturato, anche verniciato, non so perché dico pitturato, queste cornici qua. Vi ricordate che erano dorate? E per lo stesso motivo delle altre abbiamo voluto farle nere, perché comunque mi piacevano molto anche come erano prima, vi dico la verità, infatti io le avevo prese proprio apposta, però i dettagli oro secondo me sono proprio di un altro stile. Sono secondo me uno stile più lussuoso, più elegante, quindi da accostare poi all'effetto marmo, all'effetto casa super moderna e super elegante. E questa casa qui secondo me non lo è, cioè è una casa classica in stile nordico, per come la vedo io, perché comunque è mansardata, non è una casa moderna di nuova costruzione, e quindi non ha quello stile lussuoso. Non so spiegarvi, magari vi metto qualche foto per farvi capire cosa intendo. Quindi secondo me i dettagli oro stanno bene se si vuole avere uno stile un po' più appunto lussuoso, perché l'oro ricorda molto lo stile di lusso, l'eleganza, e quindi sarei andata un po' a perdermi, ecco, con tutto lo stile che stiamo ricreando in casa. Oppure sì, avrei potuto tenere quelle, però avrei dovuto poi cambiare tutti gli altri dettagli che sono comunque neri, perché noi di là abbiamo questi faretti neri, insomma mi piace più il nero, ecco. Spero che abbiate capito cosa voglio dire. C'è anche lo stile classico con questi dettagli oro, però è uno stile classico che, se voi ci fate caso, è molto molto elegante, e secondo me non sta bene qui. Noi per esempio effetto marmo non abbiamo nulla, che è bellissimo, cioè a me piacciono tutti gli stili, vi dico la verità, però ecco, volevo anche adattarmi in base alla casa in cui viviamo. Cioè, per esempio, per farvi capire, secondo me questo qui è uno sgabello che in quelle case appunto che vi ho appena detto ci sta molto molto bene. Secondo me non è stile nordico questo, però vabbè, mi piace, quindi l'ho preso, è un colore molto neutro, quindi non va a richiamare troppo altri stili. Però ora l'unica cosa che voglio cambiare sono le abat-jour. Una l'avevo già regalata a mia sorella perché tanto Christian non l'accendeva mai, e voglio toglierla anche quella perché non mi piace, quindi la regalerò a mia sorella e metterò qualcosa di nero oppure in legno. Quindi queste sono tutte le cosette che abbiamo fatto sabato,
E siamo veramente soddisfatti e contenti di come è cambiata la casa, perché secondo me la casa è cambiata tantissimo. Ovviamente non voglio accendere dei dibattiti per quanto riguarda gli stili, di casa, perché io non sono un'esperta in questo settore, sono solo un'appassionata e quindi ovviamente prendete tutto, così alla buona quello che vi dico, sono soltanto delle chiacchiere tra amiche. Non sono assolutamente un'esperta di stili di casa, secondo me, ecco, o si mette il nero o si mette l'oro, per farvi capire un po' come l'argento e l'oro, cioè o si hanno i dettagli argentati o si hanno dettagli dorati, e io appunto ho deciso di stare sul nero. Vedo proprio che questo cavalletto è storto in un modo incredibile, infatti mi sa proprio che lo cambierò perché, cioè, è così il telefono. Volevo anche parlarvi della nostra nuova friggitrice ad aria Cosori, il modello Turbo Blaze. Ve lo faccio vedere anche a voi, così almeno lo vedete. Turbo Blaze. Questa qui è una friggitrice da 6 litri, quindi è molto più grande rispetto a quella che avevo prima ed ha molte ma molte più funzioni, perché quella che avevo prima era una semplice friggitrice ad aria e noi comunque la usavamo anche per riscaldare e fare comunque diverse cose, però questa qui diciamo che ha proprio delle impostazioni predefinite per ogni modalità di cottura che ora vado a farvi vedere. Allora, qua ho il libretto di istruzioni, mi sono sottolineata i punti più importanti di cui voglio parlarvi e ora magari giro la videocamera così vi faccio vedere esattamente il display che è touch e tutte le varie funzioni che ci sono. Questa qui, secondo me, è una friggitrice veramente di qualità perché ho letto tutte le recensioni e sono veramente molto molto buone. Tra l'altro, una mia amica che non è una ragazza che segue YouTube, quindi è proprio al di fuori da questo mondo, sapeva appunto la marca di questa friggitrice. Infatti mi fa: è buonissima perché ne ho sentito parlare proprio bene in generale, oltre YouTube. Quindi, se lo ha detto lei, che è una ragazza che è proprio al di fuori del mondo YouTube, mi sono fidata ed è vero, quindi stasera poi la proviamo insieme. Io non l'ho ancora provata, l'ho solo lavata e l'ho fatta andare come prima volta per 10 minuti, perché appena la prendete, vi arriva, prima di utilizzarla e lavarla, dovete farla andare per 10 minuti schiacciando proprio un tasto che poi vi faccio vedere. È proprio scritto nel libretto di istruzioni, infatti vi consiglio sempre di leggere bene bene il libretto di istruzioni di utilizzo, così almeno sapete tutte le cose che può fare il prodotto appunto che avete acquistato. Mi sono messa di qua in sala perché almeno siamo più comodi tutti, sono più comoda io a farvela vedere e voi vedete meglio più che altro. La prima cosa che vi faccio vedere è il cestello, che è molto capiente, e ha anche poi questa griglia che voi togliete e mettete in base appunto a quello che dovete cucinare. La prima cosa appunto da fare è accenderla. Questa è la schermata che vi verrà fuori e come prima volta fatela andare a vuoto. Questo è il rumore che fa. Ora io non ho bisogno appunto di farla andare, quindi ho messo in pausa. Facciamo così, la riaccendiamo. Praticamente voi la fate andare con la funzione friggitrice ad aria. Come vedete qua ci sono molte funzioni di cottura. Ora ve le vado a spiegare. Abbiamo questo primo pannello di controllo e che è la modalità turbo, che comprende la frittura ad aria, che è per la cottura generale, quindi per gli hamburger, le patatine, quindi la classica friggitrice ad aria. Poi abbiamo la funzione arrostimento. Quindi va proprio ad arrostire, va a dare un sapore, una consistenza d'arrosto agli alimenti, per farvi capire. E poi abbiamo la funzione grigliatura, che va a cuocere ad una temperatura elevata
per sciogliere i formaggi, tostare o scottare le carni. Poi abbiamo invece questa funzione frozen che sarebbe la funzione per cuocere gli alimenti che tiriamo fuori dal congelatore, dal freezer. Quindi è ottima questa funzione qua. Qui troviamo la funzione preriscaldamento. Nel libretto di istruzioni c'è proprio scritto di riscaldare sempre la friggitrice prima di andare poi ad attivare le altre funzioni. Poi abbiamo la funzione riscaldamento, che è ottima perché con questa noi ci andiamo a riscaldare tutti gli avanzi, cosa che io facevo già nell'altra friggitrice, però qui abbiamo proprio la funzione specifica. Sentite bene, in questa friggitrice abbiamo anche la funzione disidratazione. Guardate, a 55 gradi per 6 ore. Quindi se voi volete andare ad essiccare la carne, la frutta, non so se io la utilizzerò, però comunque vi faccio presente che c'è anche questa funzione. E poi abbiamo la funzione bake, quindi cottura al forno, e questa qui è ottimale per le patate al forno, per fare alcune torte, quindi prodotti da forno. E infatti vedete i gradi sono quelli lì, 165 per 20 minuti, ma poi voi, non ve l'ho detto, ma andate a diminuire e aumentare sia la temperatura che i minuti. E poi abbiamo la funzione lievitazione, cioè questa cosa è fighissima, quindi voi andate a mettere all'interno il vostro impasto, direi di sì, io adesso non sono esperta, lo sapete, e infatti vedete a 30 gradi per 60 minuti e andate appunto a far lievitare. E poi abbiamo l'ultima funzione che significa warm, mantieni caldo, che va appunto a mantenere in temperatura i vostri piatti. Quindi devo dire che è una friggitrice veramente molto molto completa. Ci sono stata un po' di tempo a spiegarvi appunto le funzioni della friggitrice, però veramente per me è super super valida. Stasera la proviamo insieme, che cucineremo i petti di pollo, quindi la voglio proprio provare insieme a voi, così vediamo come vengono. Oppure, non so, magari faccio qualcos'altro, ora vedo. Comunque stasera la proviamo insieme. E siccome devo riscaldare la pasta, perché ieri mi è avanzata della pasta, quasi quasi la scaldiamo insieme adesso con la friggitrice. Facciamo così. Io sono veramente contenta, infatti ringrazio Cosori per avermela inviata. Io vi lascio il link giù in info box, così voi cliccate e andrete a finire direttamente appunto sulla pagina della friggitrice ad aria e leggetevi un po' le caratteristiche, leggetevi le recensioni. Per me è veramente molto molto buona, quindi ve la consiglio. Allora, eccomi qua, io sono pronta per mangiare. Questa è la pasta che mi è avanzata ieri. Sì, direi ieri o sabato, non mi ricordo. Comunque l'ho tenuta in frigo, quindi va bene. Ora la scaldiamo. Visto che c'è la funzione, lo facciamo. Accendiamo, schiacciamo la funzione preheat e via. Sono posizionata. Allora, devo dire che è, secondo me, scaldato bene. Ora proviamo insieme. Non è secca la pasta. Vediamo. Super, super promossa. Veramente buona. Cioè, sembra appena fatta la pasta, anche se appunto è riscaldata. Poi stasera la proviamo con il petto di pollo. Intanto mangio e mi rilasso un po'. Buonasera, io sono già in pigiama e stasera facciamo il pollo e lo proviamo in friggitrice ad aria. Quindi, come c'era scritto nel libretto di istruzioni, la facciamo prima riscaldare, quindi con la funzione preriscaldamento. Eccoci qua, allora abbiamo lasciato un po' insaporire le cosce di pollo e siccome ho anche una fettina di pollo metterò anche questa. Vediamo se ci sta più che altro la fettina. Abbiamo messo tutto dentro, come vedete ci stanno due cosce di pollo e una fettina bella grande. Andiamo a cuocere tutto con la modalità friggitrice ad aria e come temperatura io metterei 200 gradi, come c'è scritto sul libretto delle ricette, per
15 minuti, poi ovviamente mi regolo. Allora, ecco qua, in realtà ho tagliato adesso le cosce di pollo, ma secondo me non sono cotte dentro, hanno bisogno di più cottura, però devo dire che il petto di pollo è venuto abbastanza bene, lì vi dovete gestire voi, avremmo dovuto mettere prima le cosce di pollo e poi il petto di pollo. Ora faccio andare la friggitrice magari per altri 10 minuti, così siamo sicuri. Dopo altri 10 minuti devo dire che le cosce sono venute veramente, veramente bene. Io finalmente mi sono messa a letto, oggi è stata una giornata super piena, pensate che sono anche andata a fare un giro con mia mamma per negozi per vedere qualche vestito e lei lo ha trovato oggi inaspettatamente, perché veramente eravamo andate giusto per dare un'occhiata e invece poi mia mamma si è innamorata di questo abito che ha preso, quindi sono super contenta perché almeno si è tolta un pensiero, perché comunque al matrimonio mancano 5 mesi, sì che siamo ancora in tempo ovviamente, però ecco, abbiamo qualcosa in meno da fare. Io, come vedete, sono già a letto, ora mi metto un po' a editare questo video. E se volete prendere la friggitrice, la trovate, cioè trovate il link giù in info box, è un rivenditore Amazon, quindi avete poi il reso, la garanzia, andate a dare un'occhiata. Il pollo è stato veramente buonissimo e anche Christian ha provato, che ora infatti mi raggiunge, adesso è di là che sta guardando la TV. Niente, vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato compagnia, è un pochino lungo, però ecco, insomma, spero che vi sia piaciuto. Un bacione e alla prossima, ciao!